Provate a immaginare l'arena del parco dei divertimenti, senza dimenticare che nella magia c'è sempre il trucco. Davvero fantastico, già un evento senza precedenti. Se il tendone sparisse, sarebbe un lancio pubblicitario grandioso per il parco dei divertimenti, senatore. Non c'è dubbio che io stesso potrei riceverne notevoli e indiscussi vantaggi. Sua proposta molto interessante, signor Cooper. Shirley si terrà in stretto contatto con lei per definire tutti i particolari. Prego, si accomodi dopo di lei. La ringrazio. Senatore, a quanto pare la sua vita è appesa a un filo. Qui Duke Paparazzo, dall'Elettromunicipio, in un'edizione straordinaria. Tutta la nostra attenzione è oggi puntata sul senatore Dobbs, sulla sua segretaria, la signorina Shirley Lindquist, e sul noto illusionista Ace Cooper, intrappolati in un ascensore che è rimasto Ace miracolosamente appeso a un sottile cavo al 24° piano del nostro municipio. Allora, che cosa aspettate a intervenire? Un invito al funerale di quei poveretti? Capitano, le porte sono tutte bloccate. Dannazione, usate l'esplosivo e fatela saltare subito. Sgombrate la zona, presto. Ma insomma, faccia qualcosa, Cooper. Se non sbaglio è lei il mago, no? Esatto, senatore. Un mago, non un esperto di ordigni esplosivi. Una bomba! Aiuto! Aiuto! Vi consiglio di non avvicinarvi. Ora sono io ad avere sotto controllo il municipio. E non è tutto, signori! Alla minima provocazione, azionerò il detonatore, così potrete dire addio per sempre al senatore Dobbs. No! Aiutatemi! Allora cosa dobbiamo fare, capitano? Quel pazzo sta bluffando. Coraggio, andiamo! Accidenti. Attenti, tornate indietro. Anche la scalinata potrebbe essere stata minata. Tra poco toccherà l'ascensore. Che nessuno si muova! È evidente che quel pazzo controlla tutto col suo computer. Perché? Che cosa ho fatto di male? Cosmo, riesci a sentirmi? Devi entrare nel sistema centrale computerizzato del municipio. Lo faccio subito, Ace. È un gioco da ragazzi. Senta, signore, mi dica che cosa vuole da noi. Io sono in grado di darle tutto quello che vuole. Soldi, un passaporto, un aereo per lasciare il paese. Deve restituire il denaro, Dobbs. Quello di cui lei si è appropriato e che era destinato alla costruzione del parco dei divertimenti. Di che cosa sta parlando? Ciò è completamente assurdo. Le restano 10 minuti, senatore, allo scadere dei quali l'elettromunicipio eleggerà un nuovo capo. Accesso negato, Cosmo. Ah, questo psicopatico non è stupido. Ha bloccato l'intero sistema e purtroppo è l'unico che riesca a controllarlo. A meno che... Ehi, Angel, mi è venuta un'idea. Senatore, mi stavo chiedendo se non fosse meglio che lei... È uscita di senno? Non vorrà che mi arrenda solo per compiacere quello psicopatico. Ormai il tempo è quasi scaduto. Eh? Ok, Angel, ora mettimi in contatto con Ace. Come desideri, Cosmo.
Ace, sono Cosmo. Dimmi. Ascolta, ho appena inserito un virus nel sistema centrale del municipio. Quel criminale non può vedere nulla sullo schermo e ha perso momentaneamente ogni contatto. Che significa? Beh, come sai bene, gli ci vorranno 2 minuti al massimo per individuare il virus e neutralizzarlo. Cosmo, ho sempre apprezzato il tuo eccezionale tempismo. Tocca a me adesso. Tenetevi pronti. Aggrappatevi al mio mantello. Signorina Lindquist, mi auguro che lei conosca bene la gerarchia del nostro municipio. Oh, mi scusi, ero distratta. Prego, dopo di lei, senatore. Grazie tante, signorina Lindquist. Oh! Arrivano prima i codardi. Se credono di superarmi in astuzia, evidentemente non hanno fatto bene i loro calcoli. Grazie, signor Cooper. Cooper, lei non solo mi ha salvato la vita, ma ha salvato anche... Si tolga di mezzo, Dobbs. La bomba sta per esplodere. Ace, è riuscito a individuare il codice del virus. Si sbrighi, signorina. Ci voleva, ma guarda, mi sono procurata una smagliatura alla calza. No! Nel corso di questi drammatici eventi, tutte le persone coinvolte, al di là di ogni ragionevole dubbio, hanno dimostrato una grande calma e molto coraggio. Ma, prima di tutto, mi sento in dovere di esternare la mia immensa gratitudine a Ace Cooper. Senza il suo aiuto, temo che noi non potremo più appartenere alla cittadinanza di questo pianeta. Senatore, cosa ha da dire in merito alle accuse che le sono state rivolte dal sequestratore relative alla sua gestione contabile del municipio? Bugie infondate scaturite dalla mente di uno psicopatico, un pazzo irresponsabile in cerca di notorietà! Colgo l'occasione per ricordare a tutti che i documenti contabili del municipio sono corretti! Alla fine ti costringerò a confessare tutto, Dobbs. E sta sicuro, stavolta non ci sarà nessun Ace Cooper a salvarti. Credevo di averle ordinato di liberarsi di lui. Beh, ecco, è quello che ho fatto. È stato licenziato, no? Evidentemente, cara signorina, sono stato frainteso quando le ho chiesto di liberarsi di lui. Cosmo, ti sono debitore per il tuo intervento. Il tipo che ha messo a segno tutto ciò è un hacker geniale. Questa faccenda non è affatto chiara. Sono convinto che il senatore Dobbs nasconda qualcosa. Soltanto un mago può risolvere il caso. Anche secondo me. Ace, finalmente ho cercato di contattarti. Puoi passare in ufficio? Arrivo subito. Circa 2 settimane fa un uomo si è precipitato in municipio dicendo di aver scoperto appropriazioni indebite e altri affari tutt'altro che leciti. E tu credi che sia il nostro sequestratore? Non posso escluderlo. Sembrava impazzito, tanto che Friedrichs lo ha buttato fuori senza nemmeno interrogarlo. Che cosa sai di lui? Soltanto che dichiara di lavorare in municipio. Ecco, tenente. Questo è l'ultimo dossier sugli impiegati del municipio. No, nessuno di loro sembra il tipo che stiamo cercando. Scusa, Ace, credo di aver preso un granchio. Ancora una volta il mio intuito mi ha abbandonato. Signorina Lesage, veda se può trovare i dossier degli impiegati precedenti. Troveremo il modo per riprenderli, puoi contare sul sottoscritto. Ora dovrebbe restituire il denaro. No, non se ne parla, quel denaro mi appartiene. Va bene, è lei che corre il rischio di andare in galera. Beh, allora faccia qualcosa. Io non ho alcuna intenzione di finire in manette. C'è un'unica soluzione. Trasferire immediatamente il denaro dalle fatture truccate su un altro conto. Non è possibile, non posso crederci. I soldi sono spariti. Che cosa significa? Sono spariti? Ecco fatto.
10 milioni di elettrodollari per un'associazione benefica in grado di offrire un lavoro a ogni disoccupato della città. Bella mossa, Cosmo, bravo. Sono sicuro che Peach apprezzerà questo gesto umanitario. È difficile ingannare un mago. Bene, un altro compleanno in solitudine. Salve, Tenente Vega. Il signor Cooper mi ha incaricato di darle questo regalo. È una vera sorpresa. Buon compleanno, Vega. Volevo portartelo personalmente, ma devo preparare lo spettacolo di stasera. Vega, che succede? Ehi! Cosa? Signore e signori, ho il piacere di presentarvi l'agente di polizia del futuro, la nostra nuova recluta, Cyber. Salve, io sono il prototipo Cyber. Io sono Elden Tyrol, vicepresidente della potente Cyber Corporation. Noi fabbrichiamo robot. E questo simpatico giovanotto è la nostra ultima creazione, l'agente di polizia Cyber. Si tratta di uno scherzo, vero? Cyber, avanti, da una dimostrazione ai signori. Al giorno d'oggi i criminali si avvalgono degli ultimi ritrovati tecnologici. Per poterli contrastare è indispensabile che le forze dell'ordine dispongano di sistemi più sofisticati. Per il momento metteremo Cyber sotto il suo diretto comando. Tenente Vega, lei è il nostro ufficiale con più esperienza. Contiamo su di lei, Vega, e se l'esperimento avrà successo ordineremo un'altra dozzina di questi cyber agenti perché restituiscano orgoglio e rispetto a questo dipartimento di polizia. Dovremmo permettere che quel mucchio di ferragli ambulante ci porti via il nostro lavoro? Cosa? Stava dicendo qualcosa, tenente? Attenzione! Alcuni sospetti sono stati avvistati al Cresus Palace. Vega, Cyber, ascoltate, questo caso è vostro. Agli ordini, capitano! È andato tutto secondo i piani, mia cara nipotina? Facile come bere un bicchiere d'acqua. L'operazione Cavallo di Troia è iniziata alla grande. Il nostro cavallo sta già galoppando indisturbato in territorio nemico. Operazione Cavallo di Troia! Mi aspetta una bella sorpresa! Tenente, sta superando il limite di velocità. Gente, senti, questa è una rapina! Scusi tanto, signorina! Non vorrà andare in giro con un sacco di soldi così ingombrante, non è vero? In ogni magia si nasconde sempre un trucco. Volete scoprirlo? Ah. I miei soldi! Ah. Basta così, deponete le armi e mani in alto! Stia indietro, tenente, me ne occupo io. Sono un cyber poliziotto di Electro City. Deponete le armi. Evviva! I criminali sottovalutano sempre i poteri della magia. Grazie per la sua collaborazione, signor Cooper. Terrò queste monete come prova della rapina. Ho la sensazione che questo incidente sia capitato proprio al momento opportuno. E per pura coincidenza anche i giornalisti si trovavano qui nello stesso tempo. Bene. Adesso torna indietro, poco prima dell'arrivo dei banditi. Stop! Ferma l'immagine. Lo trovo molto interessante. Ah.
La camera blindata del dipartimento di polizia è un luogo sicuro per custodire le prove? Sì, certamente. Inoltre, chi potrebbe essere così pazzo da fare irruzione nel quartier generale della polizia? Vega, ti aspetta l'express. Devi spegnere le candeline sulla torta. Non accenderle finché non arrivo io. Accidenti, ho dimenticato il tuo regalo in ufficio. Oh, non ti preoccupare. Pensa a questa piuttosto. Oh. Fa un bel respiro e ricordati di spegnerle tutte in una volta. Nessun pericolo, tenente. L'incendio è stato prontamente domato. Ho voglia di smontarti pezzo per pezzo. Vega, Ace, venite subito a vedere. E così la rapina al casino era soltanto una finta. Torchierò quei farabutti finché non mi diranno tutta la verità. Mi dispiace, i prigionieri sono stati rilasciati su cauzione. Cosa? E chi l'ha pagata? Una signora che si chiama Elden Tyrol. Capitano Friedrichs ha parcheggiato in divieto di sosta. Quella è un'auto troppo costosa anche per un capitano di polizia. Per aiutarvi. Grazie, signorina Tyrol. È la più bella macchina che abbia mai posseduto. Ah, no. Non ringrazi me. Ringrazi piuttosto il Consiglio Comunale per il grosso ordine di unità cibernetiche. E ora brindiamo al nostro successo. Cosa? Ma che diavolo succede qui? Chi vi ha detto di riordinare il mio ufficio? Uno spazio lavorativo in disordine diminuisce la produttività del 13,7%. Sta zitto, ammasso di bulloni! Ace, mi hanno messo sotto sopra l'ufficio. Tutto il quartier generale è invaso da questi rompiscatole! Tieni duro, ti raggiungo immediatamente. Ho proprio bisogno di una buona tazza di caffè. Tenente, dovrebbe eliminare l'uso di caffè. La caffeina è uno stimolante, fa aumentare lo stress del 37,3%. Inoltre favorisce le malattie cardiovascolari. Vega, dove stai andando? A parlare con Elden Tyrol. Controllo ogni cosa qui ed è ora che ci dia delle risposte. Non hai già interrogato i due prigionieri? I prigionieri non ci sono più. Questo è illogico. I criminali sono stati arrestati soltanto ieri. È logico invece, Cyber. E tu, se vuoi veramente saperlo, sei complice di quei criminali, di quei cospiratori che stanno agli ordini di Elden Tyrol, la donna che ti ha costruito. Vega, tenente Vega, tu non sei logico. Devi essere logico, logico. Bisogna essere logici, 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 logici. Ehi, ispettore Cyber, che succede? Tutto ok? Logicamente io sono programmato per combattere il crimine e non certo per fare il criminale. Eh? L'ingresso dei cyber agenti nelle file della polizia di Electro City segna l'inizio di una nuova era per la legge e l'ordine. Ufficio. In tutto l'operazione Cavallo di Troia vi costerà all'incirca 900 milioni. Con un profitto pari allo zero. È tutto a causa di Ace e del suo maledetto amico, il tenente Vega! E adesso che cosa ne sarà della Cyber Force?
Le unità cyber saranno smantellate, le loro parti usate per fabbricare macchinette da caffè. E che fine farà il prototipo cyber che vi ha aiutato a salvare la città? Beh, vi dirò, abbiamo altri progetti per lui, ecco. Allora, Cyber, ti piace il tuo nuovo lavoro? È bellissimo, signor Cooper. Sa, in fondo ai miei circuiti ho sempre sognato di occuparmi di un piccolo giardino. Io amo molto la natura. Ah. Arrivederci, Cyber. Ehi, vieni a trovarci ogni tanto. Alt, è contro la legge calpestare il prato. Finalmente potrò sedermi a bere una tazza di caffè senza che qualcuno mi disturbi. Che aroma celestiale. Allora, quando si deciderà ad aprire il suo regalo, tenente? Con tutto quel trambusto me ne ero completamente dimenticato. Buon compleanno, Vega. Buon compleanno. Hai visto, maestro? Ce l'ho fatta! Oh, guarda, guarda, ce l'ho fatta! Finalmente! I tuoi movimenti non sono abbastanza naturali. Osserva bene la mia mano. È evidente che non hai capito proprio nulla. Sono 3 settimane che ti mostro questo trucco e non riesci ancora a farlo come si deve. Non sai quanto sei fortunata ad essere la mia assistente. La maggior parte dei maghi professionisti non perderebbe tempo con una principiante. Sì, hai proprio ragione, maestro. Non è giusto che tu perda tempo. Il signor Alexandro mi ha detto che Ace Cooper sta assumendo dei nuovi apprendisti. È meglio che mi rivolga a lui. Che cosa? Ace Cooper assume apprendisti? Ascoltate, Lin, Ace Cooper è solo un mago di seconda categoria portato al successo dai media. Tu resterai con me! Il signor Iago in scena. Signore e signori, il Magical Blue ha l'onore di presentarvi colui che tutti state aspettando con ansia. Il signore del fuoco, lo straordinario, il famoso, il magnifico Iago! Ricordati di dire ad Ace che sono stato io a mandarti. Sono sicuro che sarai la benvenuta, mia cara. Oh, signor Alexandra, non so davvero come ringraziarla. Ma che diavolo gli è preso? Adesso, Zelin, guarda con attenzione. Queste non sono certo le pagliacciate del tuo Cooper. Io sono il più grande in assoluto! E che ne dici di questo? Guarda! Guarda, Ace! Ah, chi si vede? Spade e Diamond davanti alla sede della banca centrale. Davvero una strana coincidenza. Buongiorno, signori. Ace Cooper. E adesso perché diavolo scappano? Ho detto forse qualcosa che non dovevo? Perché non vai a chiederlo a loro? D'accordo. Sembra che abbiano molta fretta. Yeah.
Li abbiamo seminati. Magic Racer, cortina di fumo. Blackjack deve avere in mente qualcosa. Ascoltate, ragazzi, andate tutti ai vostri posti. Lo spettacolo comincia fra 10 minuti. Sì, avrò successo. Passato, presente e futuro. Chiedi pure tutto quello che vuoi, Celine. Conosci il mio nome? Allora ti prego, leggimi il futuro. Il tuo sogno è diventare apprendista mago. Questo desiderio verrà esaudito. È la verità. Oh, è fantastico. Significa che mi accetterai come allieva. Beh, è quello che ho visto nella sfera di cristallo. So che è stato il mio amico Alexandra a mandarti qui. Va a parlare con Cosmo, lui ti troverà qualcosa da fare. Grazie, non immagini quanto sono felice. Benvenuta nella nostra squadra. Modulo B a 7000 volts e 5000 libre di pressione interna. Zelene, Bob, pronti ad attivare la fase C. Sollevamento del modulo meno 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Questo numero è molto più impressionante delle sfere di fuoco di Iago. Grazie infinite, Ace Cooper. Questo trucco mi sarà molto utile per realizzare il mio grandioso progetto. Purtroppo però tu non sarai qui per vederlo. Cosmo, che sta succedendo? Rispondi, Cosmo. Cosmo, riesci a sentirmi? Non hai ragione di stare qui. Vieni con me. No! Lasciami andare. Non vengo con te. Non voglio! Perché hai fatto questo? Sei un assassino. Sei un pazzo criminale. Mani in alto, amico. Lentamente. Ace, va tutto bene? Coraggio, andiamo. Uno, due, tre. Prendi fare il mago. E se invece vinco io, ti dovrai consegnare alla polizia insieme a loro che hai rubato. Non ci contare troppo, Cooper. Tu non vincerai mai. Oh, troppo elementare, mio caro Cooper!
La tua fiamma non mi può raggiungere, Jacob. E il tuo mantello non può certo spengere il mio fuoco. Scontriamoci a un livello superiore. Non sai che musica è questa per le mie orecchie. Che in cielo splenda un astro! Puoi fare di meglio, Iago. No, non è possibile! Come ha potuto inventare un trucco del genere? Zelin, coraggio, apri gli occhi, è tutto finito. E per concludere, tutto l'oro è stato riportato nella cassaforte della banca centrale. Io detesto tutti i maghi del mondo. E adesso, signore e signori, vorrei presentarvi per la prima volta in assoluto un numero eseguito dalla mia bella e valida apprendista, Zelin.